Va bene, è arrivato il momento di partire, però prima c'è da passare da... No, da Mamma Maria. Dov'è? Qua. Ovviamente parla Claudia al suo posto. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so. Sì, devo raccogliere piume per le città. Lo so. Quindi, fatemi vedere un secondo prima di partire e lasciare tutto l'ambaradan. Qua c'è la stanza segreta di Ezio, tipo, vero? Yes. E ci sono due scrigni. Attenzione, attenzione. E qua la situation cambia. Ma non arriverò mai a 4000. Proprio sfigato, eh. Perché non ce ne sono altri, che palle. Se no un piccolo pezzo d'armatura l'avrei anche preso. Vabbè, però per andare a San Gimignano va bene anche così. C'è il plastico della città giù, giusto? Che ti dà la rendita di Monteriggioni. Però non è ancora, come si suol dire, applicabile, ecco. Giù c'è la cripta, che non è ancora accessibile. Mamma mia, quante cose vorrei fare. Perché ormai so sta storia a memoria, però non le posso fare perché... E tua madre. È troppo presto. È troppo, troppo presto. E allora, ce ne andiamo? Vabbè, potevo anche non perdere vita così. Così bassi che non crederete proprio. Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto. Grazie. Datemi il cavallo, va. E andiamocene a San Gimignano. Yes! Com'è bella San Gimignano, ragazzi. Cioè, a parte tutto, è una città stupenda. Ci sono stato due o tre volte. Vabbè, sono toscano, quindi... Dici sti cazzi! Però... Veramente bella San Gimignano. Volterra, Siena! Sei mattina anche per me e parliamo con zio Mario. Che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. E cosa significa? Voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Oh, goloso. I suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Tutto torna. Vieri de Pazzi se ne andrà a fanculo. Scusate la volgarità, ma è anche giusto specificare ogni tanto. E poi saremo un po' a San Gimignano, qui a goderci un po' la city. Certo, potevamo anche andare a cavallo, Mario. Non è per essere, però. Va bene, Ezio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Vabbè, easy. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. All'attacco!
Un attimo, Mario, un attimo. Per fortuna è la cinta grande. Fuori. Morto. Ah, quando Assassin's Creed è ancora facile. No, non sono stato, io lo giuro. Sono appena raggiunto in città della costa. Che è successo, mai visto? E anche tu, via. Ma per la battaglia è l'ultimo sangue questa, eh? Ok, vediamo cosa possiamo fare. No! Ok, non è stato un migliore esordio. Però tipo già così possiamo fare un ottimo lavoro. Vabbè, abbiamo già quasi ucciso tutti. E vamos. Cioè, è ricercato... per cosa? E siamo in una mandria di... una transumanza, siamo... ricercato io? Ok. Di qua, uomini! Oh. Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. No, vado da solo. Quando le avrai sistemate... Che cosa hai in mente? Oh. Nessuno lo sa, ma qualcosa lo preoccupa. Se no come si spiegano tutte queste ronde? Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Tirate giù quel... cane! Dove sono io? Esattamente. Bella che così in gruppo nessuno mi caga. È bellissimo. Boom, 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 no, boom un cazzo. Boom adesso. E boom adesso. 5 su 10, dai, dai, ci si può fare. Bello così. Mi ricorda Altair. Bravi. 9 su 10, ne manca uno. Ne manca uno. Lui. Ora ci vogliono un paio di persone nell'esecuzione. Ok, raggiungiamo Santa Maria Assunta, che è 130 metri, cazzo. Ha la faccia di distrarre le guardie. Vieni, vieni, zio Mario, vieni, zio Mario, che ci penso io, ti aiuto io. No, no, non si accorgono di nulla. Ci siamo qua a massacrarli, non si accorgono di nulla, fantastico. Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. E che aspettate a dirmelo? Una bella orgia qui proprio. Boom, forza. Quanto pare il mio piano ha subito un intoppo. Uomini di Vieri ci hanno detto di tornare e ci bloccano qui. Ci occuperemo io e i miei uomini di queste guardie. Voglio... Bello così secco. Secco e duro. Che giustizia sia fatta. Trova Vieri dei pazzi. Andiamo. Ops, liscio. Addosso. Forza, dai. Vieri, Bobo Vieri, vieni qui. Bobo Vieri. Come mi rode aver perso quel rombo di vita lì, ragazzi, per essermi praticamente neanche distratto. Aver fatto proprio il coglione. Ok. Ah, sul tetto, perfetto. Vabbè,
Non ho perso tanto tempo facendo il giro. Vieni. Ah, con Borgia. È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario? Continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Dei rifiuti? Madonna. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Ma è tutta questa gente che faremo fuori, tranne Rodrigo Borgia. Maria Auditore ha attaccato la città. Sta cercando voi. Allora non facciamolo attendere. Basta! Io taglio la corda! L'assassina vede dei pazzi qua sopra. Vieni, vieni, vieni. Bello, potrei colpire così. Era da tanto tempo che aspettavo questo momento. Ok, vabbè, gli altri si possono tranquillamente ammazzare così. Tanto morirai così. E dai. Ha colpito il suo omino. Fantastico. Vieni qua fuori anche tu. Fuori. Fuori anche te. Ah, sì. Così si fa. Così. Che cosa tramate tu e i tuoi alleati? È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso. Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco. Vorrei solo che avessi sofferto di più. Hai avuto la fine che meritavi. Spero che Basta, Ezio. Abbi rispetto. Rispetto? Dopo quanto è accaduto, credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri, non diventarlo. Requiescat in pace. Ti dia la pace che cercavi. Requiescat in pace. Prendi questa, leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa. Yes! 2400 fiorini, sequenza 3 è completata. Tutto torna, è stata una missione più lunga rispetto al solito. Nuova cinta di pugnali, non si rifiuta mai. Pagina del codice, letta per Francesco De Pazzi. E capacità di lanciare capacità di lanciare pugnali italiano. Adesso posso restare un po' alla villa, aprire qualche scrigno del tesoro, cominciare con le rendite. Posso? Tutte queste side missions. Oh, però intanto siamo tornati a Monteriggioni di notte. Che bello. Considerato che tipo in Assassin's Creed 1 non c'è giorno o notte. Cioè, proprio palesemente solo giorno o solo notte. Anzi, notte neanche.